Grazie Presidente. Noi della Lega mettiamo invece in mostra quelli che sono i punti salienti della manovra, a partire dal fatto che in campagna elettorale tutti sostenevano che bisognava mettere la maggior parte delle risorse a disposizione per contrastare il caro energia, e in effetti la manovra economica per 2/3, 21 miliardi, dà le risorse proprio per l'energia, quindi rispettando quello che è stato un impegno elettorale che chiedevano tutti. È vero che il governo Draghi in un anno ha messo 50 miliardi, ma nella manovra economica erano 3,8 nella scorsa manovra. Le risorse aggiuntive sono l'extragettito IVA che inevitabilmente si accumula con l'andare del tempo e che anche il governo di centrodestra, se dovesse averlo a disposizione, lo redistribuirà a tutti i cittadini. Quindi chi dice che ha messo più soldi il governo Draghi rispetto al governo Meloni dice un'inesattezza molto molto evidente. Aiuto alle imprese. Abbiamo aumentato il credito d'imposta dal 30 al 35% per tutte le imprese, naturalmente sul contrasto all'energia, e dal 40 al 45% per quelle imprese considerate energivore. Abbiamo fatto meglio del governo Draghi, non in continuità col governo Draghi. Rafforzato il bonus energia, naturalmente portandolo da 12.000 euro di reddito a 15.000, quindi abbiamo ampliato la fascia dei più bisognosi. Abbiamo confermato il taglio del cuneo al 2%, sì, l'aveva fatto il governo Draghi, ma non l'aveva finanziato per il 2023 e noi l'abbiamo finanziato, e abbiamo aggiunto un punto in più per chi sul cuneo fiscale, per chi come taglio, per quelli che hanno un reddito fino a 25.000 euro, anche su questo naturalmente aiutando la fascia di popolazione più in difficoltà. Bravo. Vogliamo ricordare la social card, 500 milioni a disposizione per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, anche questo non è un reddito altissimo, quindi la fascia di popolazione che ne ha necessità, per l'acquisto dei beni alimentari, anche qui di prima necessità, lo diciamo, anche questo è un intervento utile e importante. L'aumento delle pensioni minime, si può discutere quanto si vuole su questo tema, però è la prima volta che un governo finalmente queste pensioni minime le aumenta, gli altri continuano a parlare, ma è così. Certo, over 75, poi potremo fare meglio, si può sempre fare meglio, così come l'indicizzazione delle pensioni. Quando fu calcolata ai tempi dal governo Conte l'inflazione era al 2, oggi l'inflazione è molto più alta e avere fatto un'indicizzazione, una rivalutazione piena del 100% fino a 4 volte le pensioni minime, anche qui verso chi siamo andati incontro? Verso coloro che hanno maggiore necessità e che prendono di meno, e questa è una logica assolutamente giusta e corretta. Vogliamo parlare del pacchetto famiglia? Il pacchetto famiglia, l'aumento dell'assegno unico che qui in quest'aula evocavano tutti. Bene, finalmente c'è un governo che l'ha fatto, dalle parole ai fatti. Più 50%, più 50%, più 50%. Per non parlare poi anche naturalmente del rafforzamento dell'indennità sul congedo parentale dal 30 all'80%, e non solo per le mamme ma anche per i papà. Questo non è un sostegno, è un aiuto per le famiglie italiane? Potrei citare anche la riduzione dei prodotti per l'infanzia dell'IVA al 5%, ma il freno al rincaro dei mutui. Anche questa fino a coloro fino a 35.000 euro di reddito non è un sostegno, è un aiuto concreto nei confronti di tanti giovani che hanno contratto, comunque di tante famiglie che potendolo passare da tasso variabile a tasso fisso è sicuramente un contrasto all'inflazione dei tempi di oggi. Allora io dico, si può sostenere tutto, ma come si fa a dire che questa manovra penalizza, punisce i poveri, addirittura ho sentito dire ruba i poveri per dare ai ricchi? Guardate, sapete qual è la nostra impressione, ve lo diciamo, è che la minoranza, l'opposizione, da questa manovra sia rimasta spiazzata e una volta spiazzata abbia cercato di ribaltare la realtà, cosa su cui onestamente bisogna darvi merito, siete dei maestri, questo è chiaro, però bisogna anche partire dal presupposto che tutte queste chiacchiere poi
si sbriciolano al confronto della realtà. E succederà su tutto quello che avete raccontato, come sulla questione della flat tax, che ci tengo a ricordare, considerata anche qui come, ecco, i lavoratori autonomi, gli evasori, quelli che pagano meno IRPEF rispetto ai lavoratori dipendenti. E poi dopo, se andiamo a vedere bene, ho sentito parlare di iniquità sociale. Poi vi invito ad andare sul blog di Enrico Zanetti, che è stato vice ministro dell'economia del governo Renzi, dove sedeva sia Calenda che il Partito Democratico, dove si afferma che su questa questione sono tutte polemiche che evidenziano una mancanza di conoscenza delle differenze che intercorrono nella composizione del cuneo fiscale e contributivo di queste categorie. Facendo una simulazione su una remunerazione lorda di 60.000 euro per i lavoratori dipendenti, la pensione lorda di 60.000 euro e il reddito lordo da lavoro autonomo da impresa, alla fine il risultato che viene fuori applicando la flat tax è che i lavoratori autonomi sono sempre l'ultima ruota del carro. Che cosa state raccontando? Cioè, capite? Oltre al fatto che la partita IVA non ha la maternità, non ha welfare, la partita IVA ha il rischio d'impresa, ha il rischio d'impresa la partita IVA. Se non lavora e si ammala, non incassa, non fattura e spesso dà da lavorare a tanti lavoratori dipendenti. Per una volta, uscite dalla bolla virtuale in cui siete e scendete nel mondo reale. Capisco che sia difficile per molti di voi che non hanno mai lavorato. La manovra parla di stretta sul reddito, è vero, stretta sul reddito, però non viene cancellato nessun reddito. Non raccontiamo storie. Viene fatta una manutenzione straordinaria, anzi viene confermata la bontà del sussidio nei confronti di coloro che non possono lavorare. Quindi 5 Stelle dovrebbero essere contenti che nella manovra viene confermato questo, mentre coloro che possono lavorare, giustamente, devono essere accompagnati al lavoro, che era poi quello che ci avete raccontato voi dei 5 Stelle quando avete portato avanti questa misura. Tenuto conto del rapporto di Unioncamere ANPAL, che dice che il 41% dei posti vacanti non riesce a essere riempito perché nessuno va e si offre volontario per fare questo lavoro, è un rapporto, l'ultimo rapporto fatto. Vogliamo parlare dell'ufficio parlamentare di bilancio, che ha detto che un terzo delle persone che oggi percepiscono il reddito di cittadinanza sono pronte a inserirsi nel mondo del lavoro. I posti ci sono, basta cercarli e soprattutto accettarli. Questa è la ragione vera di tutto. Comunque, partendo da un presupposto che ci sono molte risorse sulla, attenzione, come decontribuzione fino a 8.000 euro, non solo per le donne o per gli under 36, ma anche per i percettori del reddito di cittadinanza. Se qualcuno si dovrebbe arrabbiare, forse sono quelli che non l'hanno mai preso e che in questo caso non sarebbero avvantaggiati, proprio per cercare di venire incontro a coloro che percepivano il reddito e possono entrare nel mondo del lavoro, ricordando, e lo ricordo, che la Costituzione dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, il diritto al lavoro, non il diritto al sussidio, che è una cosa completamente diversa. Ringraziamo i colleghi della Camera che si sono impegnati, si sono battuti, hanno ottenuto dal governo la possibilità della riduzione dell'IVA naturalmente sul teleriscaldamento e sul pellet, risposte concrete della Lega ad esigenze reali. Si poteva fare di più? Sì, certo, resta rammarico anche nostro, per esempio, per Opzione Donna, però avrebbero potuto fare di più anche coloro che negli ultimi 10 sono, li hanno governati, dalla sanità, all'ambiente, alla cultura. Troppo comodo adesso venire qua a chiedere più soldi per tutti, senza dimenticare che si dice non sfasciate i conti e poi ci si accusa di essere addirittura di una manovra di austerity, insomma, delle due naturalmente l'una. Chiudiamo, abbiamo fatto quello che era giusto fare, Presidente. Esprimiamo il voto favorevole come Lega sul voto di fiducia, su una manovra che potrebbe essere considerata davvero nel contenuto, come ho letto, la legge di bilancio con più attenzione al tessuto sociale fatta negli ultimi tempi. Portata avanti con prudenza, con responsabilità, una manovra sostenibile senza alimentare illusioni
e con un impatto sul deficit moderato. Come dire, già abbiamo rassicurato i mercati, abbiamo convinto l'Europa, abbiamo spiazzato l'opposizione, beh, direi che ne usciamo decisamente a testa alta. Grazie. La ringrazio. Grazie.